Filosofo eclettico e controcorrente, capace di sposare identità e comunitarismo con giustizia sociale e difesa del lavoro. Saggista brillante, ha recentemente fondato la rivista online L'Interesse Nazionale. Diego Fusaro. Grazie. A mo' di ipotesi di lavoro propongo la seguente definizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea è una rivoluzione passiva gestita dall'aristocrazia finanziaria dominante a proprio uso e consumo, per distruggere i diritti del lavoro, per desovranizzare gli stati, per americanizzare il vecchio continente. Chi è l'aristocrazia finanziaria a cui faccio riferimento? Semplice, ne traccio un rapidissimo identikit. L'aristocrazia finanziaria oggi dominante, la nuova classe egemonica, è composta dalla ristretta cerchia di lupi di borsa e usurocrati, finanzieri e sostenitori del sistema bancario, è nemica delle sovranità nazionali e dei diritti del lavoro, è nemica dei popoli che sta letteralmente distruggendo mediante una riplebeizzazione di tipo neofeudale del vecchio continente. Chi è la classe dominata oggi, dopo il 1989? Non è più la tradizionale classe proletaria. È composta anzi dall'unione del vecchio proletariato, nel frattempo ridefinito come precariato, e dalla vecchia classe media borghese, essa stessa sotto attacco costante, il ceto imprenditoriale dissolto radicalmente dall'elite finanziaria. Gli oppressi oggi sono costituiti appunto dal vecchio proletariato, a cui l'elite finanziaria sta portando via tutto, diritti sociali fondamentali, conquiste del lavoro, e dal vecchio ceto medio borghese, che l'elite finanziaria ha scelto di disintegrare mediante vere e proprie rapine finanziarie legalizzate ed usurocratiche. L'elite finanziaria è composta da un ristretto nucleo di faccendieri, apolidi e sradicati, post-borghesi e post-proletari, nemici giurati tanto dei vecchi valori proletari, il lavoro, i diritti sociali, quanto dei vecchi valori borghesi del ceto medio, la famiglia, gli enti pubblici, lo Stato sovrano nazionale, che sta appunto disgregando con successo. Il punto fondamentale con cui procede l'aristocrazia finanziaria oggi, dopo il 1989, è semplicemente facile da identificare. È la desovranizzazione, la distruzione degli stati sovrani nazionali. Lo Stato sovrano nazionale, contro la retorica dominante, che ci costringe a pensare altrimenti per poterci riappropriare dei concetti, non è stato soltanto l'esperienza dei nazionalismi imperialisti. È stato anche il luogo delle acquisizioni welfaristiche dei diritti del lavoro, il luogo delle identità dei popoli, il luogo delle grandi conquiste sociali del Novecento, esso stesso da intendersi non soltanto come il secolo dei totalitarismi rossi e neri, ma anche come il secolo del lavoro e delle conquiste sociali. Certamente il monopolio delle mappe e dei concetti, gestito univocamente a senso unico dall'elite finanziaria e dai suoi oratores, il clero degli intellettuali, nichilisti che non credono in nulla e parlano di tutto con il solo obiettivo di giustificare e santificare i rapporti di forza dominanti, ci ripete un giorno sì e l'altro pure che le nazioni non esistono, che sono un'invenzione, che lo Stato sovrano è in quanto tale autoritario. Architetti del mondialismo e pedagoghi della desovranizzazione fanno in modo che noi stessi, schiavi che non sanno di esserlo, ci battiamo in difesa delle nostre catene e dunque ci battiamo per la liquidazione definitiva degli stati sovrani nazionali. Occorre rovesciare le mappe, pensare altrimenti, ricategorizzare la realtà. Non può esservi un movimento rivoluzionario in assenza di una teoria rivoluzionaria che rovesci le mappe dell'elite dominante. Lo Stato sovrano nazionale, contro la narrazione edulcorante gestita dal clero del pensiero unico, corrisponde al luogo dell'egemonia della politica sull'economia. È il luogo nel quale la politica può dettare legge all'economia, disciplinandola, frenandola e governandola. Per questo oggi i gestori del pensiero unico, non appena si faccia avanti il sacrosanto punto di riferimento per coloro che vogliono regolare l'economia, disciplinarla, porre dei freni al libero mercato, abbaiano utilizzando categorie della neolingua, fascisti, comunisti, o anche rossobruni, la perversa sintesi delle due categorie precedenti, perché sanno bene che solo attraverso il recupero della sovranità nazionale è possibile tutelare i diritti del lavoro.
Tutti i diritti del lavoro nel Novecento sono stati conquistati non malgrado lo Stato sovrano nazionale, ma grazie ad esso, grazie alle politiche nazionali. Il sogno dei mondialisti è quello di riconfigurare, e vi stanno riuscendo con profitto, è il caso di dirlo, riconfigurare la politica come mera continuazione dell'economia con altri mezzi. Possiamo dire tranquillamente che i lupi di borsa della finanza, gli agenti apolidi della mondializzazione, sono riusciti a scoprire il segreto degli alchimisti per trasformare il piombo in oro. Hanno trovato il segreto per trasformare i politici in faccendieri della finanza e i faccendieri della finanza in politici, mediante una circolarità perversa che è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente ricorderete i nomi di Prodi, Draghi, Monti. Prima di accedere alle alte cariche istituzionali dell'Unione Europea, essi erano esponenti di Goldman Sachs. Sicuramente ricorderete ancora il nome del portoghese Barroso, il quale, dopo aver finito il suo mandato come capo della Commissione Europea, lungi dall'essere tornato in Portogallo a tutelare l'interesse nazionale del suo paese, è passato direttamente a Goldman Sachs. Circolarità perfetta di politica ed economia finanziarizzata. Il pensiero unico dominante rovescia le carte, impone un modo di pensare fatto apposta, proprio come nel 1984 di Orwell, che le parole assecondino e giustifichino un ordine intrinsecamente ingiusto. Hanno scelto sapientemente di chiamare privatizzazione l'opera di saccheggio dei beni pubblici degli stati nazionali. Hanno scelto di chiamare competitività la licenza per i più forti di massacrare i più deboli in assenza della tutela dello Stato sovrano nazionale, liquidato come lacci e lacciuoli, come sprechi. Sprechi è la parola chiave con cui l'elite finanziaria chiama i diritti fondamentali degli esseri umani nel quadro dello Stato sovrano nazionale. La distruzione dello Stato che l'Unione Europea sta perseguendo con successo avviene tramite due mosse. In primo luogo si accentra il potere presso entità che sono palesemente antidemocratiche: Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, entità che nessuno ha visto e soprattutto mai eletto. In secondo luogo si riformano le costituzioni degli Stati. La neolingua chiama riforma la distruzione delle costituzioni, quella che recentemente abbiamo scampato mediante un referendum che ha segnato il trionfo del popolo contro l'elite finanziaria. Il progetto dei mondialisti è racchiuso, credo, in forma compiuta nelle parole di Mario Draghi, euroinomane tra i più impenitenti, il quale così si espresse il 7 agosto del 2014, cito: «Gli italiani dovrebbero cedere tutta la loro sovranità politica dopo aver già ceduto quella monetaria ed economica». Cessione di sovranità, il mantra, il teorema della cessione della sovranità. Cosa significa cedere la sovranità? Il non detto della parola, dell'espressione, del lemma cessione di sovranità è tutto qui. C'è un popolo che cede la sua sovranità. Ma a chi viene ceduta questa sovranità? A enti non democratici che svuotano di senso la democrazia degli stati sovrani nazionali. E questo è il segreto della oggi tanto in auge parola cessione di sovranità. E questo è il segreto del teorema. L'Italia, lo sappiamo, ha perduto la sua sovranità militare da tempo. Le rimaneva ancora la sovranità economica. Ci insegna Machiavelli nel Principe che uno Stato, per essere sovrano, deve avere le milizie e la moneta. Sovranità militare e sovranità economica. L'Italia aveva ancora la sovranità economica, è stata rimossa anche quella, nel quadro di un'Unione Europea che è la negazione essa stessa di 2000 anni di storia europea. L'Europa esiste come pluralità dei popoli e delle culture, delle lingue e delle storie. Nulla a che vedere con l'odierna Unione Europea, che è la disintegrazione programmata di tutto ciò che ho detto. L'Unione Europea esiste solo come euro, come moneta comune, come fiscal compact. Provate a prendere le banconote euro. Nelle vecchie lire, nelle dracme, era racchiusa la storia dei popoli. Platone, Democrito, tutti i grandi esponenti della cultura occidentale. Sulle banconote euro troverete solo effigi di monumenti senza identità, senza storia. L'euro è una moneta che tematizza l'assenza di storicità e di cultura perseguita dagli eurocrati. Che questo sia il processo in atto è provato concretamente dai trattati. Maastricht 1992, articolo 104, Lisbona 2007, articolo 123. Gli stati sono stati privati della possibilità di prendere a prestito dalle loro banche centrali. Hanno perciò stesso perduto la loro sovranità monetaria a beneficio di enti privati e transnazionali. Il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance
2 marzo del 2012, impone agli Stati la perdita della loro autonomia in materia di bilancio. Sono stati esautorati. La storia non ce lo chiederà 2 volte, siamo a un punto di svolta. È giunto il momento di unire le forze e le intelligenze, i cuori e le menti, per riprenderci tutto, per cessare di essere schiavi diretti dall'alto, schiavi che amano le loro catene. È ora di tornare ad affermare quello che il mio conterraneo Gioberti chiamava il primato morale e civile degli italiani. È dal Rinascimento che dobbiamo partire, forse, perché si crei una nuova rinascenza dei popoli europei, fratelli, solidali e inquadrati negli stati sovrani nazionali come luogo della cultura, dei diritti e delle identità plurali e rispettose tra loro. Occorre allora forse ripartire dall'ultimo capitolo del Principe di Machiavelli, con il quale vado a chiudere, il capitolo 26, intitolato programmaticamente «Esortazione a liberare l'Italia dai barbari». Scriveva Machiavelli: «Ad ognuno puzza questo barbaro dominio», mai parole più attuali di quelle. Occorre dunque partire da una battaglia culturale per rovesciare l'egemonia dominante, per rovesciare il globalismo e tutte le sue caratterizzazioni, per tornare a pensare a partire dai diritti e dalle sovranità. Possiamo allora chiudere con i versi di Petrarca, a proposito dell'esigenza di questa battaglia culturale, che non è un'esigenza che esprimo soltanto io, ma che è nella logica stessa delle cose, sempre più evidente. «Virtù contro il furore prenderà l'armi, e fia al combatter corto, che l'antico valore negli italici cuor non è ancor morto». Grazie.